egiziano che vive e lavora nella nostra provincia è indagato per terrorismo internazionale nell'ambito di un'operazione che ha portato all'arresto di un suo connazionale legato all'ISIS. Ieri sera su Telelibertà è andato in onda il primo incontro tra studenti, insegnanti, genitori e istituzioni. Parola ai ragazzi sul tema del disagio giovanile. Ad oggi non vi è alcuna certezza rispetto alla chiusura del ponte sul Nure di Farini, lo precisa la provincia, dopo le tante voci che si stanno rincorrendo sui futuri lavori alla struttura. Sono 521 le famiglie piacentine che hanno ricevuto in un anno il reddito di solidarietà erogato dalla Regione. Piacenza è fanalino di coda in Emilia-Romagna. Uno degli alimenti simbolo dell'Italia, la pizza, protagonista questa sera della rubrica #ricette in salute nel TGL+.